Caspita, Polly! È meglio di quanto mi aspettassi! C'è una cosa da fare. Sei pronta, Shani? Potere mini Polly! Oh, è veramente troppo bella! Molto bene, Shani! Ti senti pronta per fare una bella galoppata? Iha! Vai! Posso allenarmi senza allontanarmi dalla città! Non devo nemmeno uscire di casa! Sei bravissima, Shani! Mi piacerebbe saper cavalcare come te! Ti posso insegnare, se vuoi! Cosa? Io sono il comandante di tutte le avventure e farò di tutto per suggerire a voi e ai vostri animaletti l'avventura più bella che mai! Sì! Allora, che cosa vogliamo fare con tutti questi colori? Grazie di averlo chiesto, Polly! Faremo i ritratti ai nostri amici a quattro zampe! A muoverti. Pesca! La tua domenica spassosa si è trasformata in una domenica sottosopra. Qui è rimasta ancora un po' di tempera, ma può darsi che non sia abbastanza. A meno che... non rimpiccioliamo tutti i nostri ritratti! Oh, è un'idea grandiosa! Laila, tu sei la migliore comandante che ci sia mai stata! Potere mini Polly! Adesso i volantini sugli animali sono disposti in ordine alfabetico. Meraviglioso, nonna! Te ne vado a prendere altri! Torno subito! Oh, certo!
Ci mancherà moltissimo quel panda. Ma anche questo fa parte di ciò che dobbiamo fare. Oh, accidenti! Chissà dove finirà Bao Bao. Io non voglio che se ne vada. Forse mi rimane ancora del tempo per salutarla. Potere mini polli! Ciao, Bao Bao! Sono venuta qui per salutarti. Tu non lo sapevi. E non vuoi andare via? Oh, neanche io voglio che tu te ne vada. Aspetta, mi è appena venuta in mente un'idea piccola piccola. Potere mini Bao Bao! Polly! Bao Bao! Oh, oh. Megan, cosa sta succedendo? Anche tu hai perso di vista qualcuno? Io non riesco a trovare Polly da nessuna parte. In effetti ho perso qualcuno. Ed è il panda dello zoo. Io non riesco a pensare a una cosa peggiore che perdere uno dei miei adorati animali. Polly, non è che per caso hai visto un panda qui in giro? È gigante, è una femmina, vaporosa ed è super adorabile. No, non ho visto in giro nessun panda gigante da queste parti. Proprio oggi doveva capitare. Sarebbe dovuto partire per la Cina per ricongiungersi con tutta la sua famiglia. Bao Bao! Forse io so dove si potrebbe trovare un piccolo panda. Oh, senti, Polly, sarà meglio riportarlo indietro prima che a Megan venga un infarto. Mi spiace, Bao Bao. Spero che, sapendo che stai per tornare a casa, tu non veda l'ora di affrontare nuove avventure. Potere Mega Polly! L'omino di Panti Zenzero ci ha chiesto di fare l'importatrice alla festa di questa sera! Wow! Che grande onore! Ma aspetta, scusa, quale festa? È l'evento principale della stagione! Quella dei compleanni! Accenderemo le candeline per inaugurare la stagione! Oh, io adoro i compleanni! Sono gli unici giorni dell'anno in cui i festeggiati possono sentirsi veramente speciali! Beh, che cosa stiamo aspettando? Illuminiamo la strada! Spezie e di piroette ne faccio due! Sono contento che siate venute! Stavo sistemando le candeline quando è saltata la lampadina del forno e ho pensato di invitare le mie amiche a darmi una mano! Non tutti possono accendere queste candeline! Ci vuole animo buono e un tocco magico! Io cerco di essere d'animo buono, ma... la magia... queste mani conoscono solo la magia del karate! Hai, hai, hai. Hey, hai. Qui entro in gioco io! Adesso che ti ho dato una bella spolverata di magia, siete pronte per la festa? Cosa che le mie mani sono capaci di fare. Oh, ma non è vero, Laila. Devi sapere che tu hai la luce giusta. Devi solamente imparare come si fa a controllare la scintilla. Restano molte candeline da accendere. No. Luce a destra, candeline a sinistra. Mi è venuta un'idea. La vista da qua sopra è fantastica! Mi sento una ragazza molto fortunata! Ah, sì, anch'io! Guardate quante belle luci!
a proposito, Laila, alla fine come sei riuscita a trovare la magia? È bastato trovare il modo giusto, che per me sta nella mano sinistra. Questa sì che è vita. Noi ragazzi amiamo prendere il sole. Sono contenta di aver passato una giornata perfetta. Mi piace tutta questa vostra energia positiva. Dovreste trasportare il vostro stato d'animo alla montagna della gratitudine. La montagna della gratitudine? La leggenda narra che chi riesce ad arrivare in cima viene ricompensato con uno stupendo premio. E che premio è? Sarete voi a dirmelo. Non conosco nessuno che sia arrivato fin là. E ci hanno provato in molti. Beh, noi non ci siamo mai sottratte a una sfida. Che cosa ne dite, ragazzi? Facciamolo! Ma dov'è la montagna? La leggenda narra che si sposti in continuazione. Poco tempo fa sembrava che si trovasse nel nascondiglio delle fatine farfalle. Delfina ha detto di parlare con le fatine farfalle. Oh, guardate! Quella deve essere una di loro! Oh, pare che la montagna si trovi in un posto freddo. Dove le distese di neve sono a perdita d'occhio. Oh, so dove si trova! Dobbiamo andare nella terra invernale delle meraviglie. Ma da che parte è? Oh, pare si debba andare con le ali. Avete visto com'è alta? Coraggio, ragazze, possiamo farcela! Non mi sorprende che nessuno sia mai riuscito a raggiungere la cima! È un'impresa quasi impossibile, ma sono grata di avere la possibilità di provarci. Sono grata di aver trovato la montagna. Sono grata che esista il karate. Io sono grata che esista la scienza. Sono grata alla mia famiglia. E io sono grata di avere le mie amiche. Io sono grata di essere arrivata fin quassù in cima. E io sono grata per aver avuto voi due al mio fianco durante la scalata. Non so come stiate voi, ma io mi sento magnificamente. È per questo che sono grata alla gratitudine. Ehi, chissà quale premio ha in serbo la montagna per noi. Wow! Mi sbaglio, è la luce della stella del nord. È così calda e così luminosa. Grazie, montagna della gratitudine! Non riesco a credere che siamo arrivate! Forza, mamma, andiamo a giocare sulla neve mentre aspettiamo Shani e Laila! Slitta, sci, pattini e tanta cioccolata calda! Polly, ricordi cosa avevamo detto? Tastare la neve camminando come pinguini. Piccoli passi con le dita dei piedi sollevate. Visto? In questo modo. Bonita? Cosa c'è? Oh, delle ragazze bloccate dalla neve! Mamma, sono Laila e Shani, dobbiamo aiutarle! Oh no! Presto, prendiamo l'attrezzatura! Subito! No, aspetta. Non hai dimenticato qualcosa? Giusto. Ci stiamo avvicinando, Bonita. Ok, aspetta. Hanno diramato l'allarme valanghe in zona dopo l'ultima nevicata. E se usassimo questi? Perfetti. Ma non andare troppo veloce e stai attenta se vedi qualche avvallamento.